È duro. Ma duro è uscire dall'armadio. Duro e drammatico è uscire, in una esasperata e istituzionalizzata omofobia, uscire dall'armadio. Chiedo, esigo, che la Chiesa abbandoni l'atteggiamento, la mentalità e il linguaggio dell'odio, del disprezzo, della marginalizzazione, stigmatizzazione, esclusione delle persone appartenenti alle minoranze sessuali, specialmente quando le nostre case sono riempite dalle immagini dello Stato islamico che butta gli omosessuali dai tetti. Chiedo al nostro Santo Padre Francesco di presiedere un sinodo che non ci dimentichi e non ci offenda più. Al Papa chiedo di essere forte, come è, e di ricordarci noi, omosessuali, lesbiche, transessuali, intersessuali, bisessuali, come figli e figlie della Chiesa. È un momento importante della Chiesa, e il mio coming out è una parte, è una mia voce per il Sinodo. Pensa che potrà continuare in questa Chiesa a fare il sacerdote? Ma le ho citato l'esempio del sacerdote spagnolo, che non aveva compagno e è stato sospeso, solamente per affermare pubblicamente il proprio orientamento sessuale. E questo è il vero scandalo. Ma se lei mi dice che sono stato già rimosso, allora cercherò lavoro. Io vorrei al più presto pubblicare il mio libro, preparato in italiano e tradotto già in polacco, dunque pronto per la stampa, e vorrei entrare in dialogo con gli altri a partire dalla mia testimonianza. Also for my life. Our life. With him. Okay. Thank you very much for everything.